Tornano in piazza le mele AISM per aiutare la ricerca. Sì, i 10.000 volontari saranno presenti in più di 5.000 piazze italiane. Anche a Gela e in tutta la provincia di Caltanissetta i volontari scendono in piazza per la ricerca scientifica. I fondi che noi raccogliamo attraverso la mela di AISM serviranno sia a finanziare la ricerca scientifica sia per sostenere dei progetti dedicati ai giovani. I giovani sono i più colpiti da questa malattia. È proprio perché sono i più colpiti da questa malattia che decidiamo di fare una prevendita di queste mele anche nelle scuole, le scuole che ogni anno qui a Gela mostrano la loro solidarietà e il loro impegno. Come sta andando la ricerca? Quali sono gli ultimi risultati scientifici e quando i cittadini potranno trovarvi per tutta la giornata di oggi, gli orari? Sì, la ricerca va avanti, la ricerca è stata importantissima per trovare delle terapie che possono rallentare la progressione di questa malattia. Ci sono anche dei progetti che stanno portando avanti per le forme progressive, perché purtroppo non c'è una cura risolutiva per questa malattia. Ci troverete in piazza la giornata di oggi di sabato, domani domenica e anche la giornata del 4 di ottobre. Saremo nei supermercati, qui in piazza, e ci troverete qui a disposizione di chi volesse, ripeto, acquistare queste mele.